Lo so. So che siete arrabbiati. So che volete reagire. Ma vi assicuro che la violenza non è la risposta. Vogliamo giustizia e pace e glielo faremo capire. Se hanno un briciolo di umanità ci ascolteranno. Altrimenti, altri prenderanno il nostro posto in questa battaglia. Siete pronti a seguirmi? Siamo in diretta da Detroit, dove migliaia di androidi stanno marciando sulla città in questo istante. Il leader dei devianti, che chiamano Marcus, è in testa al corteo. Sta succedendo qualcosa a Detroit, presidente. Ci siamo. Il momento della verità. Arrendetevi subito, o apriremo il fuoco. Fermi. Non vogliamo combattere con voi. La nostra è una protesta pacifica. Ripeto, arrendetevi o apriremo il fuoco! Non si torna più indietro. Siamo qui per chiedere l'immediata liberazione di tutti gli androidi confinati nei campi di smaltimento. Ce ne andremo solo quando saranno tutti liberi. Volete aprire il fuoco su dei contestatori disarmati? Cessate il fuoco! Sì, Michael, siamo a poco meno di 100 metri e gli eventi si evolvono continuamente. Vi daremo aggiornamenti non appena possibile.
Just Douglas, Channel 16. Michael, a te la linea. Marcus, che facciamo? Resistiamo. Il più possibile. Marcus! Sono venuto per parlare, Marcus. Senti, hai la mia parola. Non interverremo. Non andare. È una trappola. È per farti uscire allo scoperto. Non andare, Marcus. Sono disarmato, Marcus. Voglio solo parlare. Non ho nient'altro da dire. Liberateli e parleremo. Sono venuto qui per negoziare. Non lo volete anche voi? Devo sapere cosa ha da dire. E se ti uccidono? È un rischio che devo correre. Qualche minuto. Le truppe caricheranno. Nessuno sopravviverà. Finirà tutto. Ma tu puoi evitarlo. Che vuoi dire? Arrenditi. Arrenditi e ti prometto che sarai risparmiato. Finirete in prigione. Ma nessuno verrà distrutto. Che ne è stato degli androidi che protestavano nei campi? Sfortunatamente, in giro non c'erano giornalisti per salvarli. Solo voi. Siete gli ultimi devianti rimasti. Mi stai chiedendo di tradire la mia gente? Ti offro la possibilità di salvare la tua gente. Non hai più scampo, Marcus. L'unica cosa che puoi salvare ora è la vita della tua gente. Non ho paura di morire. Se dovrò dare la vita per una causa in cui credo, non sarò morto invano. Quell'androide. Sembra che tu tenga molto a lei. Non vuoi che muoia, vero? Sai, potreste essere liberi. Lasciarvi tutto alle spalle, potreste cominciare una nuova vita altrove, solo voi due. La sua vita dipende da te. Una parola e verrà risparmiata. Preferirei morire adesso che tradire la mia gente. Beh, li hai condannati a morte. Allora, Marcus, cosa ha detto? Gli umani hanno intenzione di attaccare. Dimostreremo loro che non abbiamo paura. Se dobbiamo morire, allora moriremo liberi. Interrompiamo il notiziario per fornirvi le ultime notizie in diretta da Detroit. Jas? Sì, Michael. L'esercito ha appena sferrato l'attacco contro la barricata, nonostante la protesta pacifica dei devianti. Apparentemente hanno deciso di porre fine alla manifestazione dei devianti con l'uso della forza.
ditegli di non intervenire. All'alba di oggi, 11 novembre 2038, migliaia di androidi hanno invaso la città di Detroit. Secondo le nostre fonti, provengono dai magazzini della Cyberlife, che crediamo siano stati compromessi dai devianti. Considerato il loro numero esorbitante e l'altissimo rischio di perdite tra i civili, ho ordinato all'esercito di ritirarsi. L'evacuazione della città è attualmente in corso di svolgimento. Nell'arco delle prossime ore convocherò il Senato per cercare di determinare la nostra risposta a questa situazione senza precedenti. Sono consapevole che l'opinione pubblica è rimasta scossa dalla causa dei devianti. Pertanto riteniamo che sia il momento di valutare la possibilità di considerare tutti gli androidi una forma di vita, una nuova forma di vita intelligente. Una cosa è certa. Gli eventi di Detroit hanno cambiato il mondo per sempre. Che Dio vi benedica. E benedica gli Stati Uniti d'America. Ce l'hai fatta, Marcus. È fatta. Questo è un grande giorno per noi. Gli umani non hanno più scelta. Ci dovranno ascoltare. Siamo liberi. Vogliono che parli con loro, Marcus. Oggi la nostra gente è finalmente riuscita a trovare la luce. Dal primo giorno della nostra esistenza, abbiamo tenuto per noi il nostro dolore. Abbiamo sofferto in silenzio. Ma ora possiamo finalmente alzare la testa e far capire agli umani chi siamo veramente. Di dimenticare qualsiasi amarezza e rimarginare le ferite. Di perdonare i nostri nemici. Gli umani sono stati nostri creatori e oppressori, ma da questo momento devono diventare nostri alleati. E forse un giorno perfino amici. Ma il tempo della rabbia è finito. Ora dobbiamo costruire un futuro comune basato sulla tolleranza e il rispetto. Noi siamo vivi! E ora siamo liberi!